you mm -hmm. Buonasera ragazzoni! Come state? Spero che stiate bene. Questa sera ho la voce potentissima, non so per quale motivo mi sono svegliata con la voce potentissima. Eh, mi sono svegliata? Sì, perché mi sono addormentata prima. Beh, bene, allora vi presento in versione Young Maurizio Minghella Maurizio Minghella è un serial killer tutto italiano tutto made in Italy e anche lui ha l'età dei miei genitori cioè anche lui è del 58 quindi più o meno la generazione dei miei poi non so voi che, che tipo di che età hanno i vostri genitori comunque que, quelle, co, quella generazione lì ha fatto un sacco di serial Incredibile, incredibile comunque lui è anche chiamato il mostro di Genova e eh, forse lo conoscete meglio come il mostro di Genova e diciamo che ha, ha ricevuto anche la nomea di killer delle prostitute proprio perché appunto puntava le prostitute. Ora, in questo caso non abbiamo avuto un eh, così grande menefreghismo come in altri casi in cui venivano colpite eh, prostitute. Come vi dicevo, effettivamente questo caso ha ricevuto attenzione e preoccupazione anche se le vittime effettivamente erano prostitute. Perché perché dico questo? Perché di solito non succede. Quindi, questa cosa mi ha abbastanza consolata. Anche se ehm, non so come dire il caso non aveva assunto sta grande importanza, ma c'è anche da dire che all'epoca non diventavano ancora mediatici i casi. Ehm, però, sicuramente meglio del mostro di Modena, per esempio, che invece. Cioè proprio nel dimenticatoio più assoluto mia madre aveva ansia a girare in quel periodo sì anche perché c'è da dire c'è da dire che lui ha colpito per lo più prostitute ma ci sono anche delle vittime diciamo eh, non, non prostitute ecco ragazze che, non, che facevano un altro lavoro per cui eh, effettivamente dava da preoccuparsi lui tra l'altro è uno totalmente scemo cioè lui in realtà era veramente scemo quindi lo possiamo effettivamente categorizzare in un serial killer disorganizzato e solitamente i serial killer disorganizzati cosa vuol dire che non sono organizzati cioè non hanno un piano non seguono una specifica eh, come dire uno specifico iter per evitare di essere colti in flagrante diciamo che lui ha commesso degli atti di staging cioè praticamente ha eh, reso la scena del crimine ha cercato di depistare le indagini modificando la scena del crimine inscenando morti diverse rispetto all'omicidio ma in modo veramente scemo quindi va bene però per quanto fosse completamente scemo non è stato beccato per un sacco di omicidi perché eh, innanzitutto colpisci prostitute ed effettivamente è più difficile indagare sulla vita di una prostituta e, eh, e poi non lasciava tracce, cioè per quanto fosse veramente sì, disorganizzato e scemo, non lasciava tracce, quindi era molto difficile poi risalire a lui. Comunque è un, uh, un serial killer squisitamente sadico sessuale, quindi le sue aggressioni erano eh, mosse da una pulsione sessuale che lui mischiava all'aggressività, alla violenza, e quindi lui si eccitava soltanto con la violenza, aveva bisogno di esercitare eh, aggressioni fisiche stupri e cose del genere e aveva anche un problemino ovvero se non eh, riusciva ad esercitare violenza come voleva lui il suo pipino non si emozionava e quindi eh, aveva anche dei momenti di rabbia perché non funzionava il pipino e quindi per violentare queste povere ragazze utilizzava cose che poi vi dirò. Pippino piccolo, no ma allora Pippino piccolo non, non ci ha dato, sap non, non dato sapere se fosse piccolo o meno, però sappiamo che lui aveva dei disturbi sessuali, cioè nel senso che eh, fare le cose in maniera classica non lo emozionava per niente, quindi aveva sempre bisogno di fare cose... Eh. Un sacco di eh, killer hanno dei disturbi di questo tipo, soprattutto i sadico-sessuali, proprio perché nel momento in cui tu diventi un serial killer sadico Sessuale. Ci deve essere una motivazione diciamo psicologica sottostante di tipo sessuale e quindi sicuramente anche un disordine a livello della sfera psicologica sessuale della persona. Ma è stallone? No, <ride> ma avrà un bellissimo soprannome, avrà un bellissimo soprannome ovvero il travoltino, <ride> quindi il travoltino sarà... Lui. Bene, allora, siamo tutti pronti? Siete comodi? Vi siete messi seduti, sdraiati, appollaiati, là, sbragati dove volete, avete qualcosa da bere, da fumare, da eh, riposatevi un attimo, rilassatevi. Perché adesso iniziamo con una storia veramente eh, assurda per determinate cose. Cioè lui è abbastanza normale come serial killer ma le cose sono andate in modo strano comunque virile molto virile molto virile se non diciamo che aveva qualche defiance qualche momento di defiance comunque il nostro Maurizio Minghella nasce a Genova il 16 luglio del 1958 quindi penso sia un cancro e in tutti i sensi e lui viveva nel quartiere popolare di Bolzaneto in Valpolcevera o Valpolcevera adesso non ho capito bene l'accento dove vada ma comunque io ogni volta devo sbagliare gli accenti tonici quindi abbiate pazienza non so se conoscete questa zona di Genova chi è del genovese magari la conosce qualcuno prima mi ha scritto ah viveva vicino a me quindi forse eh, qualcuno la, um, conosce questa zona io no sono stata a Genova diverse volte, è una bellissima città, la adoro, ma questa zona qui non l'ho bazzicata. Comunque, la sua storia familiare ha ovviamente contribuito allo sviluppo di una personalità distorta, una personalità deviata e in particolare un disturbo antisociale. Per cui, come spesso succede, i serial killer hanno dei comportamenti eh, proprio antisociali, cioè non, non riescono a rispettare le regole sociali, si comportano male con gli altri, di solito fanno uso di sostanze stupefacenti. O alcol e o alcol, um, Durgè, sì, lui non era un Durgè, però beveva, ma non era un Durgè, uh, Durgè di alcol, insomma. Stessa valle del Ponte Morandi, ah. Mi hai dato, adesso mi hai dato un'ubicazione Adesso mi hai dato un'ubicazione ok. Aveva una famiglia schifosa Diciamo che più che famiglia schifosa È stato particolarmente sfortunato Perché allora eh, Lui aveva quattro fratelli Quindi erano cinque eh, i bambini in casa Quindi famiglia numerosa E quando Maurizio ha sei anni la madre si separerà dal padre, insomma i suoi divorziano e quindi la mamma rimane da sola a crescere tutti questi cinque figli e il padre proprio si è fatto nebbia, quindi abbandono totale. Non è morto nessuno, però voi sapete che per un bambino quando un genitore lascia il tetto eh, di casa, diciamo lascia la casa e poi non si fa più vedere, è un po' molto simile, a un lutto per il bambino, quindi il, la figura paterna scompare quando lui ha sei anni e la madre deve lavorare per poter mantenere questi 5 figli da sola per cui impiega anche moltissimo tempo al lavoro e non ha la possibilità di far seguire i bambini a qualcuno per cui rimanevano spesso soli e quindi immaginate come al solito un'infanzia di rifiuti e abbandoni classico classicone babbo coglione ma sapete quante volte succede eh? purtroppo eh, no, non fa la prostituta, sua mamma non fa la prostituta, fa un altro lavoro, non vi so dire quale, però eh, sta comunque fuori diverse ore al giorno lasciandoli da soli. Poi a un certo punto la mamma si mette con un uomo nuovo, un, un patrigno diciamo, che va ad abitare con loro, quindi diventa in tutte e per tutte il loro patrigno. Il problema è che questo uomo che si è scelta la madre era un violento e alcolizzato, cioè laddove magari il padre naturale invece poteva essere, come dire, in qualche modo... Perdonabile anche se si è fatto nebbia, questo invece era proprio. Pessimo, era pessimo, picchiava tutti, eh, picchiava sia la moglie che tutti i bambini e lei se lo teneva lì lo stesso, cioè va bene, perfetto. Quindi Maurizio, siccome poverino, cioè, immaginatevi anche questo ragazzino che eh, deve non solo subire le botte, ma vede che quest'uomo spadroneggia in casa loro, cioè uno, uno che è arrivato per ultimo: spadroneggia in casa, picchia la mamma, picchia gli altri fratelli e Maurizio è solo perché ne Nessuno lo difende e neanche sua madre lo difende. E diciamo che questa situazione lo ha fatto arrabbiare tantissimo, che chiaramente è una rabbia che lui teneva dentro di sé e non poteva sfogare fuori perché aveva una gran paura di quest'uomo. Però dentro di lui il piccolo Maurizio. Eh, cominciava a fantasticare, cominciava a nutrire queste fantasie rispetto all'omicidio di questo patrigno, cioè lui sognava di fargli tantissimo male, eh, di fracassargli la testa contro il muro, di prenderlo per la gola, di eh, acciuffarlo dalle spalle. Lui dirà proprio testuale, cito le parole di Maurizio, dice "Lo detestavo parecchio, spesso ho sognato di ucciderlo stringendogli una corda al collo da dietro le spalle". Ecco, questo è un dettaglio importante perché questa cosa della corda al collo da dietro alle spalle sarà proprio il suo modo superandi eh, più utilizzato per uccidere le sue vittime. Quindi, come dire, ehm, è una rabbia che lui si porta dentro da quando è, è bambino proprio. Ciao, ragazzi, stiamo studiando un mattino. Qualcuno mi fa un bel Sì, fa, te lo fanno, te lo fanno. Lui ammazzava le donne, lui uccideva le donne, le, le prostitute in particolare. Però c'è un particolare. Eh, che, che verrà fuori più avanti, non vi voglio fare, non capisci il transfert? In realtà, adesso te lo spiego, dai, ti faccio un piccolo spoiler, anche se non entro nello specifico. Non c'è un vero e proprio transfert nei confronti delle donne, ma c'è un'attivazione dentro Maurizio dell'aggressività e quindi della sessualità che attiva l'aggressività, l'aggressività che attiva la sessualità per lui è un tutt'uno, che si lega alla vista del sangue. Cioè se Maurizio vede il Sangue impazzisce come uno squalo, capito? Diventa uno squalo, quindi eh, non è neanche tanto il eh, puntare alla vittima specifica prostituta ma è una questione anche di, di sangue, cioè lui vede il sangue impazzisce poi capiremo, poi capiremo, nessuna botta in testa da piccolo, ecco questo non lo sappiamo nello specifico però sappiate che i bambini che vengono picchiati in maniera violenta eh, eh, può essere che le botte in testa le prendano a partire dalle botte che prendono dai genitori quindi eh, può darsi. In ogni caso, eh, non, non aveva soltanto un problema psicologico il nostro caro Maurizio, cioè destabilizzato da questa famiglia che sicuramente gli ha dato un'infanzia dolorosissima, ma aveva un problema che anche qui bisogna capire. Se può essere una, un, un problema che lui ha avuto alla nascita perché la madre ha avuto dei problemi durante il parto, o se magari è una cosa che ha sviluppato più tardi. Però si scoprirà nel tempo che lui ha un QI di 70. Qui di 70 è eh, il numero esatto. Per cui si definisce in psicologia funzionamento intellettivo limite. 70 preciso, 70 preciso, che è proprio la linea che separa, perché si chiama funzionamento intellettivo limite? Perché è quella linea oltre la quale hai un funzionamento cognitivo intellettivo mh, considerato, diciamo, nella... Mh, non, non un ritardo, ok? Sotto il 70 invece sei considerato perso una persona affetta da un lieve ritardo, poi ma man mano che si scende eh, diventa sempre più grave. Per cui lui è proprio lì, è borderline tra il ritardo lieve e, e il funzionamento intellettivo, diciamo. Ehm... Non mi piace usare la parola normale, però non so come dirlo, funzionale, ecco, funzionale. Quindi so, immagino anche a causa di questo problema, lui quando comincia a fare la scuola, comincia ad andare a scuola, va malissimo, va veramente malissimo e ha grosse difficoltà, addirittura alle elementari. Cioè lui ha delle. <coughs> delle gravi mh, difficoltà a imparare quindi immagino ci siano anche dei disturbi dell'attenzione dell'apprendimento dell i cosiddetti DSA quindi magari non riusciva ad apprendere però all'epoca non c'era la conoscenza che abbiamo oggi quindi molto spesso gli insegnanti non è che si rendevano conto le maestre quello che erano che si rendevano conto di avere av davanti un bambino problematico pensavano pensavano che fosse un bambino pigro un bambino lento un bambino che comunque non meritava di essere promosso, comunque non, non lo affiancavano ovviamente a nessuno. Per cui il povero Maurizio è stato continuamente bocciato in prima elementare, cioè lui non riusciva nemmeno a superare la prima elementare, Porino, ed è riuscito ad arrivare in seconda quando aveva 12 anni. Quindi vi dico, eh, la situazione era parecchio grave, cioè vuol dire che è stato sei anni a fare la prima elementare e anche lì viene da dire ma perché nessuno si accorgeva di niente, cioè continuavano a fargli ripetere la prima elementare all'infinito senza mai intervenire in nessun modo, vabbè che sì ai tempi quando si bocciava seriamente, sì certo ai tempi eh, non c'era la, la conoscenza dei disturbi dell'apprendimento che abbiamo oggi, però... Cioè, dopo, lo so, dopo tre anni magari qualche domanda, te la fai. Se non insegnanti supporto all'epoca, credo che non ci fossero proprio. Perché in questo caso abbiamo anche a che fare con un serial killer che non eccelle molto in intelletto, cioè non è proprio una persona sveglissima, insomma. Comunque, <coughs> e ce ne sono, cioè la maggior parte delle persone eh, che diventano serial killer disorganizzati sono anche... Ehm, abbastanza, hanno una scarsa cultura, scarsa ehm, istruzione e hanno anche a volte un funzionamento intellettivo non proprio a, a, a posto. Comunque, lui non era solo, come dire, uno scarsissimo studente, cioè non era uno studente, ma era anche violentissimo. Lui eh, aggrediva i suoi compagni e in particolare aveva questa passione per afferrarli per il collo, li attaccava al muro e poi gli tappava la bocca e il naso per impedire che loro urlassero. Quindi, cioè, un bambino che si comporta in questo modo non è il eh, Ti do un calcio, ti do un pugno, cioè, è un'aggressione anche abbastanza strutturata per un bambino. E molto probabilmente, anche se questo lo penso io, non l'ho letto nelle fonti, quindi al mio pensiero no, allora, questa cosa del fatto che lui li prendesse per la gola un bambino così piccolo. Cioè, per forza deve averlo visto fare in casa, secondo me. E quindi eh, può essere che lui imitasse quello che vedeva fare al patrigno, che il patrigno faceva alla madre ok e se è così se è così si capisce tutto il caso se è così si capisce anche perché lui aggredisse le donne adesso spoiler le strangolava quindi comunque il metodo è sempre quello e, e secondo me il piccolo maurizio lo vedeva in casa questa cosa e noi sappiamo che tante volte eh, le, delle pulsioni diciamo più Faccio a dirlo: pulsioni sessuali un po' strambe, derivano tante volte da degli impulsi dell'infanzia, non, eh, non elaborati, magari non, non compresi, eccetera. Per cui è possibile che Maurizio l'abbia sviluppato per questo. È possibile, è una mia teoria, la mia teoria. Comunque, lui ha una certa: dopo aver fatto 12 volte le elementari, eh, lascia la scuola. Quando è adolescente, lascia la scuola e farà diversi lavoretti manuali. Comincia a fare il muratore, fa il piastrellino lista comunque tutti i lavori di manovalanza e eh, però insomma questi lavori qui non gli danno molto da vivere per cui dice ah com come spesso succede serial killer pet che rubo le cose e lui rubava gli scooter rubava le moto e rubava le macchine ma soltanto le Fiat 500 e le 850 perché erano le uniche che sapeva guidare mi ha fatto morire dal ridere che lui rubasse solo delle specifiche marche di macchina perché riusciva a guidare solo quelle due e quindi rubava solo quelle. No, vabbè, bellissimo, bellissimo. È curioso perché sono lavori fisici, ma non di qualifica particolarmente bassa. No, perché lui poi, dopo, quando arriverà in carcere, sarà anche un bravissimo falegname. Lui, in realtà, nei lavori pratici è bravo è bravo. Quindi non era proprio completamente dedito al lavoro. Sì, dedito al lavoro, poi anche in carcere adesso vedremo perché questa è una storia lunghina. Comunque eh, in quel periodo lui si appassiona anche al pugilato, quindi comincia a frequentare una palestra, fa gli allenamenti di pugilato, lo chiamo Erpugile, no quella è un'altra storia, e faceva insomma questi allenamenti, solo che a una certa ha picchiato un suo compagno fuori dalla palestra e quindi la palestra lo ha cacciato ed è stato cacciato da questa palestra. Capite? Che si comporta di merda ovunque, c'è anche in un posto che è fatto apposta per potersi menare in maniera consensuale. No, lui deve menare la gente dove no, non la può menare. Vabbè, allora, cioè, comunque, eh, tanto perché non doveva mancarci neanche questo ingrediente, nonostante fosse così. Lui era un pisellatore professionista, cioè lui nonostante non avesse anche questo pisello che non è che si emozionava così spesso però le conquistava le donne, aveva un sacco di ficca, era una delle sue passioni ed era sempre in giro con una ragazza diversa, forse ho pensato che forse era sempre in giro con una ragazza diversa perché poi quando non riusciva la doveva cambiare, no, prima di arrivare al momento di doveva cambiarla quindi andava in giro sempre con una ragazza diversa che sembra che scopri un sacco ma in realtà non lo so, non lo so. La gente si mena solo a letto o in palestra Lui aveva anche l'idea di menarle a letto Però senza il consenso Quello è il problema lo aveva capito dal naso da pugile, siccome massacrava gli avversari. Boh, non lo so, questo non ti so dire se fosse davvero bravo o meno. Comunque, ehm, non era tanto intelligente, ma era molto sveglio. Era, diciamo, abile. Ecco, questo sicuramente era abile. Comunque, vi dico anche che oltre a essere un gran donnaiolo e un pisellatore, forse no, però vabbè, lui aveva una grande passione. La disco music. Ah, beh dai, scusate, perché io la disco music penso sempre che sia una cosa trash, ma magari no. Comunque, vabbè, lui aveva la passione per la disco music e quindi andava in discoteca molto spesso a, a ballare, no? Come con la. la io mi immagino no? con il lampadario a sfera, quello degli anni 80 vabbè. E lo chiamavano appunto il Travoltino, perché lui ballava benissimo, conquistava tutte le donne in discoteca con il suo savoir-faire da ballerino Travoltino, e quindi niente, ci aveva... aveva... esatto, ci aveva la scienza del rimarchio lui, <ride> Pietro Maso vibes. Sì, peccato che però ehm, lui non avesse, come dire, queste... Non avesse tutta questa mira per i soldi Non avesse tutta... Rubava, eh, però non era fissato con i soldi come Pietro Maso. Eh, John Travoltino Sì, sì, sì quel tra... Il Travoltino Il Travoltino Che, che tra l'altro se poteva anche sembrare una cosa simpatica Poi invece lui andava in discoteca per rimorchiare E poi dopo... <susk> Comunque se non fosse abbastanza eh, per i traumi dell'età giovanile del nostro caro Maurizio, a una certa succederà una cosa che lo segnerà definitivamente nella sua vita, cioè suo fratello perde la vita in un incidente in moto. E eh, questo evento della morte del fratello manda Maurizio veramente nel, nel panico, cioè lui entra in una gravissima eh, depressione e eh, per superare questo momento comincia a sviluppare un'insana passione per i morti, per i cadaveri. E eh, diciamo che il suo hobby era diventato quello di andare all'obitorio a guardare le salme, in particolare di eh, persone giovani persone morte giovani e gli piaceva anche assistere al dolore dei parenti quindi lui passava le sue giornate in ubitorio così a guardare eh, i cadaveri i parenti che piangevano dai cadaveri comunque eh, devo fare una, un piccolo appunto su questa cosa perché eh, è successo anche a me non nella misura in cui è successo a lui ovviamente però vi dico che quando ho avuto l'incidente che sono stata veramente molto molto vicina alla morte dopo quando mi sono ma in realtà anche quando in ospedale che giravo con la sedia a rotelle. La mia passione era andare a spiare l'obitorio e guardare invece le persone che erano dall'altra parte. Perché eh, non lo so perché, era un'attrazione. Un cioè, io avevo questa attrazione nei confronti della morte, e ed è, ed è, mi è rimasta in testa per un sacco di tempo. No, 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 non era assolutamente necrofilea, era una sorta di. Uh, cavoli. sarebbe potuto succedere a me, chissà come ci si sente quando si è di là. E quindi è una sorta. Di, di avvicinamento, di una, è una curiosità quando ci sei andata talmente tanto vicino che vuoi vedere cosa c'è oltre a quel passo che tu non hai fatto, no? E quindi sì, lo so, è difficile da comprendere. Grazie, Albe, che hai capito. Potevo essere io, sì, è un potevo essere io e chissà come sarebbe stato se fossi stata io, ed è un po' come se mi ci avvicino, forse lo capisco di più, è questo um, e. In medesimazione nell'essere cadavere esatto, cioè non è il Sono attratta dal cadavere come invece un po' era Maurizio, ma è una questione diversa: è una sorta di empatia verso il cadavere, sì. Comunque, lui a un certo punto dovrà anche fare il servizio di leva perché era obbligatorio all'epoca, ma non supererà i test psicologici. Quindi, diciamo che dei segnali rispetto alla problematicità di questa persona, ce n'erano stati parecchi, eh, però. Vabbè, all'epoca ovviamente i disturbi mentali erano considerati un capriccio e, ed era considerato un fallimento e basta, cioè non hai superato i test psicologici, fallito. Non eh, hai bisogno di aiuto, c'è cioè qualcosa che non va, no no, fallito, eh, non riesci neanche a fare una cosa che riescono a fare tutti perché eh, c'hai le, le turbe, eh, c'avrai. quindi non era, non era l'epoca purtroppo giusta per prendersi cura di questi problemi, però fossimo stati oggi forse... Avremo, ce ne saremo accorti prima. Mi auguro, guardo il morto dallo blo, mi annoia un po', no, 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 no. Un po' come accade quando avviene l'ultimo saluto alle cappelline del cognato parenti e amici. Si ritrovano per porgere l'ultimo omaggio prima della chiusura della bara. Sì, eh, sì, sì. Infatti, comunque, pensate che i traumi di Maurizio possano essere finiti qui. E invece no, il nostro caro Minghe Perché io lo chiamo Minghe secondo, Siamo Minghella di cognome eh, Minghe ha avuto un altro trauma incredibile Allora, lui nel 1977 Si sposa con una ragazzina di 15 anni Lui non è che ne abbia tanti di più Perché ne ha 19 Però raga, una sposa bambina Veramente, 15 anni Si chiamava Rosa Manfredi E lui definisce questo matrimonio Come una sorta di scomparso Scommessa, cioè, mi sono sposato, l'ho sposata per scommessa, così per caso. Cosa vuol dire hai sposata per scommessa, così per caso? Comunque, si vede, cioè, si sente proprio lui che dice questa cosa e non, non entra nello specifico, nessuno gli fa domande a posto, va bene, ok, l'ha sposata per scommessa perfetto, il problema è che questa ragazza aveva un disturbo molto pesante di dipendenza dagli psicofarmaci, era una ragazza che soffriva di problemi psichiatrici e quindi eh, le avevano prescritto appunto degli psicofarmaci però lei spesso e volentieri ne buttava giù in un'esagerazione quindi era diventata super dipendente il matrimonio non va bene tra di loro e non è che non va Bene perché lei è dipendente dagli psicofarmaci. Non va bene perché Maurizio non ha mai smesso di ehm, come dire. Perpetrare la sua passione, lui aveva una grande passione per le prostitute, andava a prostitute regolarmente, sia prima che durante il matrimonio, cioè ovviamente. Quindi chiaramente eh, la moglie lo aveva capito e non andava tanto bene il matrimonio tra di loro. Forse eh, non, eh, non, non la piselava bene. Non so. Drughe, ecco. C cosa fai, Raja? Si è appiattito so sotto il ciao. Salutava sempre. Ciao Raja, vuoi un bacino? Vuoi venire qua? Scusate, un momento, un momento, un momento teneresta Ma oh, vuole le coccole? Ma, ma come non le vuoi mai durante il giorno? Le vuoi mentre, mentre sono in live? No, amore. Oh. Va bene, stai qui. Stai qui, <ride> di cuoricini, sì, adesso è il momento del diabete. È il momento del diabete, deve darsi che la moglie era un po' come il simbolo del suo. Io, mentre prostitute non regate Sì, cioè nel senso che eh, Adesso senza andare troppo nel, nel profondo La moglie era un po' come la sua vita Diciamo di, di facciata Cioè la sua vita diurna Mentre la vita notturna Tutte le sue, eh, le sue passioni sessuali Le sue pulsioni reali Le sfogava con le prostitute Anche perché ricordiamoci sempre Che lui era eccitato dalla violenza e eh, chiaro che non puoi mettere le mani al collo a tua moglie perché magari ti dice "Oh, che stai a fa?". e, e quindi lui invece trovava delle prostitute che erano disposte a questa pratica. Poi vedremo che eh, diventa pericolosa, molto pericolosa. Comunque questa sua moglie giovanissima resta incinta. E riuscirà a portare anche a termine la, la gravidanza, quasi, nel senso che raggiunge il nono mese di gravidanza e poi avrà un aborto spontaneo. Per cui, eh, tra l'altro, Maurizio sarà presente durante questo aborto e lui ricorderà sempre con una come dire un'emozione un molto traumatica, cioè con, con un, un evento estremamente traumatico. Tutto il sangue che usciva eh, da Rosa e quindi lui che aveva tutte le braccia piena di sangue. Per tirare fuori questo bambino in qualche modo perché, eh, insomma, è, è, stato, è stato orribile. Perché poi, alla fine, quando eh, lo ha tirato fuori, era un bambino morto. Quindi, lui, questa cosa qui lo ha devastato completamente. E a questo punto, Maurizio si rompe. È, arriva il limite dei traumi, arriva il limite per cui dici: Ok, questo oltre a questo io non riesco a sopportare, divento un serial killer, basta. E quindi diventa un serial killer. A questo punto lui diventa un serial killer. Ma vediamo che è molto particolare lui perché. Oltre alla pulsione sadico-sessuale nei confronti delle vittime, c'è questa spinta mossa dal sangue, cioè lui è attratto dal sangue perché il sangue gli fa venire prima di tutto l'aggressività, la vista, l'odore, così, e subito dopo anche la sessualità o viceversa, insomma anche contemporaneamente. Per cui questo elemento del sangue sarà molto importante. Beh, il suo primo omicidio lo compirà il 18 aprile del 1978. Maurizio ha solo 20 anni, cioè è veramente giovanissimo quando inizia la sua carriera da serial killer. Sì, un po' come Ramirez, esatto, un po' come Ramirez. Vi dicevo, il primo omicidio 18 aprile 1978, siamo a Genova e eh, a perdere la vita sarà una prostituta eroinomane, per cui qua effettivamente... Le indagini sono state fatte anche un po'. Mm. però l'hanno lasciata un po' perdere questa vittima, purtroppo, essendo anche una vittima ad alto rischio considerato che sia era una prostituta, sia era eroinomane e per cui vanno sempre a pensare a strani giri. Insomma, Anna Pagano si chiama questa ragazza, ha 20 anni, giovanissima e eh, il suo cadavere era nascosto a Trensasco, che è una frazione di Santolcese adesso io questi posti non li conosco ma credo che sia eh, la provincia di, di Genova il corpo verrà trovato appunto da alcuni pastori e eh, presenta una gravissima ferita al, al, al capo cioè al cranio fracassato e Qua c'è la firma del nostro serial, perché questa sarà la sua firma di tutti gli omicidi. Bene, la sua firma no, attenzione, non fa una firma. La sua firma è la penna a sfera nell'ano della vittima. Quindi, trovano la vittima con questa penna, proprio la, la, una biro. Infilata nel, nel, nell'orifizio, quindi eh, cioè, eh, con quella penna, poi prima di metterla lì, aveva lasciato una scritta sul corpo, ovviamente per depistare le. Ma le... io sono della penna. Eh, sta cosa è della penna per fare. La fa per fare violenza oppure quando è morta? La fa quando è morta e la fa per fare violenza, perché lui farà violenza sessuale a queste ragazze sia prima che dopo la morte. Quindi la penna molto probabilmente viene inserita all'interno della vittima perché lui, come, me, come spesso succede ai serial killer impotenti, eh, si arrabbiano e quindi cominciano, prendono una prima cosa che trovano e cominciano a seviziare eh, la vittima con un oggetto per avere, come dire, il gusto della penetrazione ma non avendo come dire la collaborazione del proprio amico eh, usano un altro oggetto e lui ha usato la penna ma prima di, ehm, di fare questa cosa atroce ha lasciato una scritta sul corpo della vittima e qua, allora perché lui è un genio, no? Lui è un genio, quindi ho detto: adesso faccio il falcone, scrivo una, una cosa sul corpo, così depisto le indagini. E sicuramente daranno la colpa, perché quelli erano gli anni delle Brigate Rosse, daranno la colpa alle Brigate Rosse, no? Eccolo, eccolo qua. Questa è la scritta che ha lasciato. C'è un piccolo problema. Che lui non aveva superato la seconda elementare, e in questo caso, eh, come dire, sarebbe stato utile superare la seconda elementare. Ha scritto brigate rose. Cioè, io veramente? io veramente. Cioè, voleva depistare gli inquirenti facendo la genialata del secolo, e poi ha scritto brigate rose. A posto. Quindi insomma, per quanto lui abbia cercato di fare un, un atto di staging, eh, manteniamocelo ancora giovane, poi lo faccio vedere quando è più grande, nonostante abbia cercato di fare questa azione di staging, gli inquirenti non ci sono caduti neanche per un attimo. Eh, hanno capito immediatamente che era una scritta finta. Comunque devo dire, bravi, perché solitamente, eh, come dire, brigate rosé, sì, un po' rosé, un po' rosé. Eh, le brigate Rosa sì, vabbè, però eh, hanno capito che si trattava di, di un omicidio fatto da, da una persona che voleva confonderli e non hanno dato per scontato. Perché sapete che quando si tratta di uh, vittime prostitute, eroi poi c'è, guarda, te lo, lo mettono su un piatto a raggento, Molto spesso cerchi di archiviare, succede, cercano di archiviare veloce. Stavolta, fortunatamente hanno tenuto gli occhi aperti. Ma andiamo avanti, ci saranno altri omicidi, sempre. Purtroppo, a spese di prostitute, l'8 luglio del 78, quindi dopo poco, uccide con le stesse modalità un'altra prostituta a Genova che si chiama Giuseppina Ierardi. Anche lei si ehm, è viziata con la penna. Io credo che la prima volta secondo me ha preso un oggetto casuale che aveva lì, magari c'aveva nel marsupio, nella borsa, in tasca, non lo so perché si era arrabbiato che il suo pippo non funzionasse, spesso succede così e quindi ha preso sta penna che è la prima cosa che ha trovato e ha usato questa e poi secondo me questa cosa gli è piaciuta come atto di sfregio e l'ha utilizzata come sua firma firma del serial killer, infatti poi dopo ha sempre fatto trovare le sue vittime con la penna sfera eh, inserita Comunque in questo caso nasconde il cadavere dentro un'auto un che aveva rubato precedentemente e che poi abbandona. Quindi abbandona l'auto rubata con dentro il corpo della povera Giuseppina. Il 18 luglio sarà eh, la volta di un'altra vittima. Purtroppo uccide Maria Catena, detta Tina. Um, Tina Alba che raga questo veramente è straziante perché era una ragazzina che aveva solo 14 anni, cioè si era Quindi capite, una bambina praticamente, cioè una ragazzina di 14 anni che aveva iniziato da pochissimo, forse no, i suoi primi giorni di prostituzione e il suo corpo verrà trovato il giorno dopo il 19 luglio a Val Brevenna la trovano nuda e anche qui ha cercato di sviare le indagini, cercando di depistare, facendo un'azione di staging, ma fatta anche questa con i, con, da scemo qual era. Cioè l'aveva legata a un albero, poverina, con una garrota. La garrota, sono andata a documentarmi un attimo, è una specie di strangolatore, cioè è una cosa per cui tu vieni, la usavano in Spagna quando c'era la pena di morte, ehm, praticamente tu vieni legato a un palo, poi ti mettono questo, questo può essere anche di, 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 non so di che materiale, comunque una cosa dura, dietro c'è una, oh non sono brava a spiegare le cose pratiche, c'è una specie di cosa che si stringe, man mano che tu giri la cosa che stringe, quello stringe sempre di più e poi ti, ti strangola sostanzialmente. Sì, una vite giri, giri un coso che stringe, capito? <ride> Un collare che viene stretto con una manovella. Grazie Vega, grazie infinite, grazie mille. So, sono pessima. Voi provate a chiedermi delle indicazioni stradali e vedrete una persona che si mette a piangere. Io veramente con le cose pratiche zero. Benissimo, quindi l'aveva legata all'albero con questo oggetto per simularne il suicidio. Però è chiaro che non era un suicidio e neanche la polizia ci casca. Addio, non danno per scontato che fosse un suicidio come spesso succede oggi e quindi insomma si rendono conto che è opera di un killer. Ovviamente non hanno ancora eh, messo insieme tutti i casi, però non c'è traccia di questo killer, non ha lasciato niente. E infatti il primo che verrà accusato di questo omicidio è proprio l'ex fidanzato di Tina, perché facendo qualche indagine sulla vita personale di Tina si rendono conto che lei aveva un ex che sentiva ancora, ma se si in maniera molto litigiosa, cioè si erano lasciati male, continuavano a insultarsi, insomma, avevano un rapporto molto molto eh, negativo. Per cui questo Gianni Lamparelli, si chiama, eh, è stato arrestato immediatamente perché pensavano che fosse lui. Il problema è che questo Gianni ha passato un bel po' di tempo come eh, accusato diciamo dell'omicidio della sua ex, se non fosse che poi c'è stato il 22 agosto l'omicidio di un'altra ragazza mentre lui era detenuto e quindi hanno capito che non poteva trattarsi di lui, che si doveva trattare di un serial killer che non era lui. Quindi Gianni fortunatamente ha avuto giustizia dopo un po' e, e lo hanno lasciato libero. Però vedete, è molto, è molto, è un classico che quando muore una persona, soprattutto se succede a una donna, il primo iniziato è sempre il fidanzato, è sempre il compagno. Quindi attenzione, mi raccomando, l'avvocato. Due tip, quando vi dicono non dovresti rivedere il tuo ex, può essere pericoloso? È vero, sì. È vero, ma in questo caso non era stato lui, quindi meno male che hanno scoperto la verità. Perché appunto il 22 agosto verrà uccisa Maria Strambelli. Maria la conosce Maurizio dentro la discoteca, quando lui fa il travoltino là in discoteca conosce questa ragazza che non è una prostituta, è una commessa di 21 anni di origini baresi. Lei quella sera non torna a casa dopo essere andata in discoteca con la sua amica perché appunto si intrattiene con Maurizio e andrà via con lui e il suo corpo verrà trovato soltanto dopo nove giorni dall'omicidio e la cosa più straziante è che a trovarlo sarà il fratello. E il fratello trova appunto Maria in stato di decomposizione molto avanzato. Eh, è in un bosco nella periferia nord di Genova, e quindi immaginate il trauma di trovare la propria sorella in quelle condizioni. Eh, qui purtroppo le indagini non riescono ad arrivare a niente perché la ragazza è nel corpo. È una condizione talmente estrema che non, non riescono nemmeno a verificare se c'è stata una violenza sessuale, se c'è se qualche traccia, niente. Quindi anche questo omicidio rimane piuttosto nebuloso. Il 28 novembre mieterà finalmente l'ultima vittima di questa manche, di questa tranche, perché eh, la storia di Maurizio, in realtà, non si ferma con il suo arresto andrà avanti, ed è questa la cosa inquietante. Comunque eh, il 28 novembre miete la sua ultima, diciamo, vittima di questa monche, eh, Vanda Sherra si chiama, 19 anni, ed era tra l'altro un'amica di Maria Strambelli, la conosceva. Il suo corpo verrà trovato in una scarpata che costeggia la ferrovia Genova-Milano, eh, sempre nei pressi di Genova eh, era stata proprio buttata là eh, così e, eh, lei era stata strangolata peraltro con la cintura del suo impermeabile e anche lei ovviamente come tutte le altre con la penna a sfera il corpo peraltro era stato ricoperto con una coperta una, aveva, aveva un plaid, era arrotolato all'interno di un plaid e questo plaid è stato riconosciuto dal proprietario di una macchina che l'aveva lasciata aveva lasciato questa, questo Dentro la macchina che gli era stata rubata, quindi dice: Ah, allora possiamo risalire alla macchina rubata e cercare i, i ladri di auto che hanno a che fare con queste persone. E quindi facendo le varie indagini sono riusciti finalmente a individuare Maurizio Minghella perché riescono a collegare i ladri di auto con le persone che conoscevano Vanda e quindi hanno unito le due cose e hanno trovato Maurizio e Minghella e quindi finalmente lo arrestano. C'è una cosa da notare molto particolare in questo caso perché non è una coincidenza ovvero tutte queste ragazze sono state. Mm, sì, sono state aggredite sessualmente. Ma erano tutte durante il loro periodo mestruale. Cioè, avevano il ciclo, tutte. E questa è una cosa che farà notare Maurizio stesso quando verrà arrestato. E. Ed è assurdo perché lui dice che è ossessionato dal sangue. Ed è ossessionato in particolare dalle mestruazioni. Quindi dal sangue che esce dalle donne. E che si lega al sesso. Vedete come lui ha unito violenza, quindi sangue, quindi sesso, quindi eh, mestruazioni. E quindi se lui vede il mestruo diventa una bestia. Se lui vede il maestro diventa scemo, non capisce più niente, perde il controllo e gli viene un istinto omicida incontrollabile. Tra l'altro, eh, ragazzoni, non so se lo sapete, ma esiste... beh sì, andavano a lavorare col ciclo, sì. Non so se sapete che esiste la menofilia, che è una parafilia legata all'eccitazione sessuale maschile nei confronti del ciclo eh, femminile. Quindi... ma io ho il ciclo, sta' attento! <ride> Sta attenta perché sono... non, non dar confidenza ai, Mauri ai Maurizio. Forse in memoria dell'aborto della moglie con tutto il sangue che usciva. Esatto, Luigi Passero, infatti ha, ha molto a che fare secondo me anche con il momento dell'aborto in cui c'era tutto quel sangue, lui con le mani piene di sangue, quindi può essere. Ehm, l'aborto sì, lo ha triggerato l'aborto, ma prima ancora di quello lo ha triggerato la violenza che vedeva in casa, perché poi lì alla fine nelle sue vittime riunisce tutto strangolamento perché lui strangola o di solito usa degli oggetti, delle corde, delle cinture, la, eh, a volte ha usato anche la tracolla della bocca. Oppure anche le mani, però c'è sempre questa idea dello strangolamento. Che tra l'altro avviene durante la violenza sessuale, cioè lui aggredisce queste donne. Ovviamente non le vuole pagare, anzi, le deruba, e, eh, e quindi le stupra. E durante la violenza sessuale, lui le uccide strangolandole. Quindi capite che è proprio un'azione conseguenziale. Beh, allora, finalmente lo hanno arrestato. Viene arrestato nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 78. E inizialmente lui si professa innocente: cioè nega, nega. No, 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 no. Insomma, gli fanno 38 ore di interrogatorio. Cioè, io mi auguro che queste 38 ore siano state dilazionate nei giorni. Perché se no, veramente non so come abbiano fatto a, fare, a farlo stare sveglio 38 ore a fare l'interrogatorio. Comunque dopo 38 ore lui crolla finalmente crolla e confessa gli omicidi delle ultime due vittime, soltanto delle ultime due. Dice che lui ha ucciso soltanto Maria Strambelli e Wanda Sherra, mentre tutti gli altri omicidi non sono per mano sua. Tra l'altro, chi ho visto l'intervista di... dell'inquirente che lo ha intervistato... scusate, ho un prurito al naso, mi è tornata all l'allergia oggi, non so per quale motivo... Comunque, okay. eh, ho visto l'intervista di quello che gli ha fatto l'interrogatorio e lui ha detto che sembrava davvero pentito e che sembrava depresso nel raccontare gli omicidi, gli omicidi e che eh, diceva che non sapeva che problema aveva, che voleva essere aiutato e che lui quando vedeva il sangue diventava scemo e non capiva più niente e sostanzialmente queste ragazze lui le ha aggredite perché lo avevano rifiutato. Questo è quello che ha detto durante l'interrogatorio e lo ha detto in maniera non sborona. Come Fanno i serial killer? Quelli tutti organizzati? Ah, sì, ho fatto questo in maniera fredda. Lui l'ha fatto in maniera molto pentita, quindi anche questa cosa. Si vede che ha avuto anche il suo peso. Comunque eh, lui dirà anche che gli strangolamenti sono avvenuti, quindi la, la morte è sopraggiunta senza che lui se ne rendesse conto, perché lui stava facendo all'amore, ovviamente violenza, eh, su, questa, su queste ragazze e improvvisamente si è reso conto che aveva stretto un po' troppo il collo. Vabbè, ok, questo è quello che dice lui, ma benissimo. Comunque, dopo qualche giorno, lui ritratta questa confessione. E dice, no, io non ho mai ucciso quelle ragazze... Scusate, ho un pelo di furri da qualche parte nell'occhio che lo sto odiando. Eh, dice, no, non sono stato io, mamma là, sono totalmente innocente. No, no, non ho neanche ucciso quelle due. Ritratto, ritratto la mia confessione. Perché gli inquirenti mi hanno picchiato e mi hanno obbligato a confessare questi due omicidi. Comunque, tanto per non avere nessun dubbio, fanno una perizia calligrafica su quella scritta brigate rose, no? E la perizia calligrafica tra l'altro conferma in pieno che era la scrittura di Minghella. Quindi a queste due vittime che lui aveva ehm, confessato si aggiunge quindi anche la prima vittima, la eh, Anna. Aspetta che non mi ricordo esattamente il cognome, ve lo dico subito. Eh, la Tina scusatemi Anna Pagano, Anna Pagano, esatto, mi ricordavo il nome quindi avendo fatto questa perizia calligrafica hanno la certezza che lui non solo ha ucciso quelle due di cui ha si è assunto la responsabilità per poi ritrattare ma vabbè ma aveva ucciso anche la prima vittima quindi siamo davanti a un serial killer in tutto e per tutto benissimo Uh, niente, ho perso il segno perché sono andata a trovare quella, ok, benissimo. Per l'omicidio invece di Tina Alba trovano, come se non bastasse, trovano gli occhiali di Minghella sulla scena del crimine, che poi dopo riescono a ricollegare a lui. Per cui insomma, mh, a forza di dirsi innocente non veniva creduto molto. Il 3 aprile dell'81 viene condannato dalla Corte d'Assise di Genova all'ergastolo per 5 omicidi, quindi alla fine glieli hanno attribuiti tutti. Eh, lui dovrà scontare questo ergastolo. Nel carcere di massima sicurezza di Porto Azzurro, cioè ricordiamoci che lui è un serial killer. Ha fatto fuori 5 vittime e si è preso un ergastolo. Ok, cioè non. Ha fatto un omicidio, eh? Cioè una persona che aveva una pulsione, una persona che diceva che non riusciva a resistere. Cioè, abbiamo davanti un, un soggetto veramente pericolosissimo. Comunque, eh, lui in carcere, lui in carcere sta bene, no? Lui in carcere sta benissimo. Lui è sempre disponibile, è gentile, è un uomo di un ragazzo perché aveva 23 anni, raga. Quando finisce in carcere aveva 23 anni, è sempre di buon umore, simpatico si comporta da Dio, dà sempre una mano ai secondini, amico dei guardie, no? E tra l'altro la madre interviene per descrivere il suo bibino come un ragazzo tranquillo, allegro, sereno, giocoso, generoso, con un forte senso della famiglia... <ride> Ah mamma, cioè, ma c'eri anche tu o eri sempre distratta e non hai visto che cazzo di bestia avevi in casa, no? Perché, cioè, qua veramente... Poi a una certa la madre cercherà anche gli, di trovargli un alibi, cioè mente la madre eh, agli inquirenti cercando di costruire un alibi al figlio per difenderlo. Cioè io non so, questa madre che, vabbè, improvvisamente, eh, il suo bibino, sì il suo bibino, coglie le saponette per i compagni, esatto, 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 esatto. Mammina pancina, hey, eh, era ora di farla prima la mammina pancina. Adesso mi sembra un po' tardi ormai per, per, per preoccuparsene. Adesso. Comunque, lui racconterà anche una cosa molto speciale del suo pippo, Se volete, ve la dico. Sono cose personali di Maurizio, ma io ve le dico lo stesso. <ride> Tanto le ha dette a verbale. Eh, lui racconta di avere questo problema di provare un fortissimo dolore lancinante alla testa. Quando sta per avere l'orgasmo. Per cui lui è obbligato a in quel momento a fermarsi per aspettare che il dolore passi e poi ricominciare e finisce tutto bene. E dice che questa cosa gli succede sempre, sia in compagnia che da solo. Quindi, strana questa cosa. Infatti, hanno detto anche tutti: Boh, strana, non abbiamo capito bene cosa sia, però ok. Non, non ho mai sentito storie simili quindi, boh. Però lui in carcere si comporta benissimo. Si comporta così bene che, tra l'altro, continua a, pro a, 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 a proclamarsi innocente. Dice che intorno a lui c'è un complotto, che eh, sono i giudici che lo odiano, sono la polizia che lo odia, che lui è sfortunato, che insomma vogliono incastrarlo, eccetera. E si legherà in particolare a Don Andrea Gallo, che è un, un don particolarmente comunista, cioè lui proprio si definisce comunista. È un attivista e eh, lavora insomma nel, anche nelle carceri per. Eh, insomma, fa volontariato anche nelle carceri e eh, questo Andrea Gallo riuscirà a richiedere addirittura la revisione del processo per Maurizio e. Siccome so ha un sacco di persone dalla sua parte, siccome gli vogliono tutti bene, è una persona allegra, è tanto buona e poi dai, doveva farsi l'ergastolo. Però, ciò, cioè, sono passati 17 anni, lui ormai ha 37 anni e quindi dai, nel 95 gli danno la semi libertà. La semilibertà. Cioè la semilibertà, raga, consisteva nel fatto che lui era... Obbligato ad andare a lavorare eh, dalla mattina fino alle 17. Poi dalle 17 alle 22 lui era libero, libero, cioè poteva fare quello che gli pareva, alle 22 doveva presentarsi in carcere e dormire in carcere. E i giorni festivi era libero. Cioè, questo che carcere è, scusate? Cioè, io non ho capito. Va bene se sei in libertà per andare a, a lavorare, però vai a lavorare e torni in carcere immediatamente. Cosa sono ste ore libere, queste 5 ore libere che c'aveva? Sai quante persone ammassi in 5 ore? Oh, un pizzico. Aveva un pizzico di pedo. No, non ce l'aveva la pedo. Adesso ha colpito effettivamente una ragazzina di 14 anni, però non aveva la pedo, anche perché poi le vittime sono sempre abbastanza della sua età. Lui sceglieva vittime sempre più o meno della sua età. Comunque lui in questo regime di semi libertà aveva anche un lavoro da svolgere lavorava presso l'associazione del gruppo Abele gestita da Don Ciotti e faceva il falegname tra l'altro lui era stimatissimo come falegname era bravissimo era preciso era puntuale era uno dei più produttivi si impegnava tanto nel lavoro e come sapete eh, c'è anche questa mh, come dire questo pensiero con... Sociale, non so come, cioè il, il, il bias, ecco scusatemi, mi viene la parola. C'è questo bias che spesso si pensa che se una persona si impegna sul lavoro, è bravo, è deficiente e fa quello che deve fare nella maniera giusta, allora è una brava persona. No, insomma, lo sapevate, ma vi sfatto questo mito? No, non è detto. Ci sono ottimi lavoratori che sono anche pessime persone come per esempio Maurizio comunque eh, siccome era così tanto bravo, gentile, disponibile, un bravissimo lavoratore si fidano tutti di lui ma lui in realtà aveva ingannato tutti quanti tra l'altro in quel periodo lui trova anche una fidanzata quindi c'è cioè, sta libertà era molto libera trova questa fidanzata che si chiama Maristella eh, con cui convive e avranno anche un figlio tra l'altro piccolo gossip non so se avete saputo di questa notizia che è uscita nel 2016, perché il 14 marzo 2016 è stato arrestato Giampiero. Di cui non dirò il cognome per tutelare la sua privacy, ma è comunque è stato pubblicato anche il cognome Giampiero. È il figlio di eh, Maurizio Minghella. Non si chiama Minghella di cognome proprio perché, essendo il figlio di un serial killer, non voleva portare il suo cognome e quindi ha preso il cognome di Maristella, che non vi dico per tutelare la sua privacy. Comunque, il 14 marzo del 2016, quando lui aveva 18 anni, quando Giampiero aveva 18 anni, è stato arrestato per aver colpito e spaccato una bottiglia in testa a un ragazzino di 16 e avergli cercato anche di rubare il cellulare e quando lo hanno arrestato e gli hanno chiesto ma perché hai aggredito sto ragazzino lui ha risposto perché mi ha guardato troppo quindi, eh, come dire, l'indole violenta, c'è, c'è stata anche voi, io spero che lo abbiano recuperato, non si è più saputo niente. Quindi immagino che non abbia dato altri problemi. Ma sarà lui stesso, peraltro, a rivelare agli inquirenti di essere il figlio di Maurizio Minghella, cioè sarà lui a, a dirlo. Comunque, durante la sua, il suo periodo di libertà vigilata, lui ricomincia la sua eh, passione serial killer. Quindi, di notte, cioè, di notte, tra le 17 e le 22. Beh, lui si divideva in, in due sostanzialmente, cioè aveva la sua vita quando faceva il falegname lì nella nell'associazione dei carcerati che era bravissimo, buonissimo, gentile tutto. Poi alle 17 staccava dal lavoro e andava a fare il serial killer. E il giorno dopo si ripresentava: anzi, alle 22 si ripresentava in carcere. Perfetto, come niente fosse. E niente, però a questo punto, siccome lui è in carcere a Torino, le sue vittime le metterà appunto nel torinese, comincia a uccidere nell'agosto del 96 e si fermerà soltanto a febbraio del 2001. Raga, cinque anni, 5 anni in regime di semi-libertà in cui lui ha ucciso e non l'avevano beccato. Vergognosa sta cosa. Comunque si sospetta che in questi 5 anni lui abbia commesso ben 10 omicidi. Non hanno le prove su tutti, ma eh, si sospetta che 10 siano suoi. Cioè uno che doveva stare in carcere. Io, io sconvolta. Qui 70 per gli inquirenti. Sì, per il sistema più che gli inquirenti, per il sistema. No, però, come cazzo si fa a lasciare un criminale libero? che è, poi è quella via di mezzo, quella cagata per cui dici no ma dai alla fine la notte la passa in carcere ha al coprifuoco, sì ma non è che uccidono solo di notte eh, comunque la sua prima vittima, eh, la prima vittima del nuovo ciclo di omicidi una volta <ride> che era in libertà vigilata, è questa donna ignota che lui ucciderà nell'agosto del 96 a Carmagnola nei pressi di un campo agricolo verrà trovato appunto il suo corpo. È una donna di 25-30 anni e il suo corpo è quasi totalmente carbonizzato. Si sospetta si trattasse di una prostituta proprio perché nessuno ne rivendica la sparizione, non c'è nessuna denuncia, nessuno la cerca e non è riconoscibile questa ragazza poverina. Comunque riescono a fare una eh, ricostruzione della dinamica dell'omicidio, lei è stata picchiata e strangolata e il cadavere è stato bruciato con una miscela per motorini. E noi sappiamo che il nostro Maurizio, quando era in libertà vigilata, si muoveva con il motorino, ma ovviamente non hanno collegato a Maurizio, ovvio, se non l'avrebbero preso subito. Comunque la donna non viene mai identificata. A marzo del 97, quindi aspetta un annetto, 9 mesi, dai, a marzo del 97, uccide una prostituta. Si chiama Loredana Maccario, ha 53 anni. Ora vedete, lui ha 38 anni, le sue vittime cominciano a aumentare d'età, e questa è una cosa classica dei serial killer. Solitamente, a meno che non abbiano delle eh, pulsioni più pedo o cose del genere, il serial killer in media uccide persone della, del suo stesso range di età. E qui vediamo che c'è appunto un'evoluzione un di Minghella in quanto serial. Infatti, se prima uccideva ragazzine molto giovani, adolescenti, adesso uccide donne più, più, più grandi, questa addirittura, 53 anni. La ucciderà in casa sua dove viene ritrovata, tra l'altro. Eh, lei abitava in via Principe Tommaso, nel quartiere torinese di San Salvario. Poi adesso non so se qualcuno di voi è di Torino, quindi conosce queste zone. Lei, tra l'altro, è stata strangolata con una corda per canotto. Tra l'altro neanche dove aveva un canotto, questo vabbè, una corda del canotto, che aveva ancora il collo quando è stata trovata. Quindi lui proprio nemmeno l'arma del delitto si preoccupa di togliere, cioè è diventato veramente super sicuro di sé. E quindi anche questa vittima non la collegano comunque ancora. E qua possiamo dire che gli inquirenti erano un po' tonti. eh? Perché abbiamo un serial killer che hai messo in libertà vigilata. Ci sono già tre vittime strangolate, esattamente come quel serial killer ha fatto quando l'avete arrestato la prima volta. Non lo so. Due più due. Tra l'altro, le vittime sono prostitute. Per favore, per favore. E no, e ne devono, ne devono morire dieci. Ne devono morire. Ha lasciato impronte? Sì, 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 eh, ovviamente lascerà anche delle impronte, ma intanto devono collegare gli omicidi. Poi si devono rendere conto che... Eh, vabbè, adesso vi racconto. Beh, a maggio del 97, quindi aspetta poco, eh, sono passati du giusto due mesi, ucciderà una prostituta marocchina di 27 anni. Si chiamava Fatima Hadidu. E il suo corpo verrà trovato in un parco a casalette ed è stata strangolata con il laccio della tuta da ginnastica. Quindi, praticamente, lui ha preso il laccio della sua tuta, non so se quello della felpa o quella dei pantaloni, comunque probabilmente quello dei pantaloni. Avete presente le tute che andavano negli anni 90, che erano delle tute, erano tutte così: ehm, avevano l'elastico arricciato qua in cima, vita alta, ovviamente. Quell'elastico. E poi c'erano questi due cordini che puntualmente li perdevi dentro i pantaloni perché quando tiravi si tirava troppo un cordino dopo l'altro la, capo finiva dentro i, i pantaloni e tu stavi lì tipo tutto il giorno a cercare di tirare fuori questo cazzo di, cordini, di cordino e farlo uscire dal buco e poi c'erano le persone furbe che facevano i nodi anche se erano antiestetiche io ero una di quelle persone che facevano i nodi antiestetici per non farli finire dentro il buchino. <ride> Comunque l'ha strangolata purtroppo con questo, con questo laccio. Il suo cellulare tra l'altro aveva ricevuto una chiamata di 80 secondi alle 15.30, quindi cominciano anche a localizzare l'orario in cui viene eh, consumato l'omicidio. Per cui deve essere sicuramente tra le 15:30 e, e dopo, poi capiranno che gli omicidi avvenivano sempre tra le 17 e le 22. Guarda un po'! Beh, qui hanno una, una prova molto importante perché trovano un preservativo pieno di gioia maschile, cioè eh, aveva addirittura lasciato il preservativo pieno sulla coscia della vittima, cioè proprio a sfregio, cioè così, io non lo so. E dentro c'è la gioia. Quindi adesso non erano ancora gli anni del DNA. Però lo tengono intanto lì. Beh, penso che forse, però, con lo sperma nel 97 già riuscissero. E il pippo funzionava: non è che non gli funzionava mai. Ogni tanto gli funzionava. Con la violenza, quella che magari arrivava anche alla morte, gli funzionava. In quel caso, sì. Il 14 febbraio del 98 morirà un'altra ragazza, Floretta Islami, viene strangolata. Lei era una prostituta albanese, viene strangolata con la sua sciarpa. E anche la sciarpa viene. Si guarda il gruppo sanguigno, ho capito, Antonietta? Però il gruppo sanguigno non è così identificativo, cioè ce ne sono un numero. cioè, come dire, boh, vabbè, comunque, questa Floretta viene strangolata appunto con la sua stessa sciarpa, a 29 anni, non so se ve l'avevo detto, vedete l'età si è alzata, uh, questa sciarpa viene comunque conservata nelle, nelle prove dagli inquirenti e ci sarà utile più avanti, quindi ricordatevi dell'esistenza di, uh, di questa sciarpa. E poi abbiamo una vittima veramente strana, ho detto, perché il 30 di gennaio del 1999 a perdere la vita sarà Cosima Guido, detta Gina, è una signora originaria di Taranto, una, come dire, una prostituta attempata, cioè comunque anche le, le grenni hanno il loro mercato, aveva 67 anni, per cui insomma eh, il corpo tra l'altro verrà trovato nel piedateur della signora, e Il marito lo troverà il marito, il marito tra l'altro sconvolto perché non pensava che la moglie facesse questa attività, non sapeva che la moglie avesse questo lavoro. Per cui immaginatevi, insomma, il marito due traumi in uno ha preso. Shock, infatti, scioccato. Comunque, eh, come vi dicevo, è stato il marito a trovare il, il corpo della vittima e in... In questo caso hanno trovato il corpo in una maniera un po' diversa dal solito, cioè innanzitutto lei era perfettamente vestita, lui aveva il suo maglioncino, era tutta vestita, cioè non era nuda come le altre prostitute, aveva solo i pantaloni un po' abbassati ed era disposta in modo trasversale sul letto, supina, con le braccia alzate così e le gambe che uscivano dal letto. Lei tra l'altro è stata si sì strangolata. Ma la morte è dovuta ai pugni che ha preso, cioè le ha l'ha proprio massacrata poverina di pugni in faccia. Quando gli inquirenti arriveranno sul luogo del delitto, troveranno un cestino dei rifiuti pieno di scottex, di fazzolettini, e lì c'erano. Molti DNA, diciamo, molti DNA di tutti i clienti abituali della signora. Per cui quello che loro cercano di scoprire è analizzare, fanno, fanno delle indagini incredibili, perché loro devono scoprire il DNA dell'ultimo che ha utilizzato lo Scottex. E cosa fanno? Cioè, voi pensate veramente che lavoro sporco deve essere questo. Tirano fuori tutti i pestini di Scottex. Rotola... Ovviamente dentro c'era la gioia maschile, no? E quindi tirano fuori tutti questi fazzolettini, questi strappi di Scottex. Il rotolo di Scottex, li aprono tutti, guardano l'andamento dei disegnini sulla della, della fantasia sul rotolo di Scottex. E voi sapete che attraverso le, gli strappi, tante volte non è regolare, quindi si sposta un po' in avanti il disegno. E quindi li, li mettono tutti in fila cercando di ricreare lo, il rotolo originale, e alla fine, capite, è capito, ingegnoso. E alla fine scoprono quali erano gli ultimi utilizzati e per cui tengono quelli come tracce. Biologiche. A questo punto però gli omicidi si fermano, loro, boh io non so con se stessero realmente indagando su questi casi perché comunque Minghella si ferma due anni, non uccide più per due anni, dimenticati questi omicidi intanto non si trova chi è stato, vabbè ma io dico ma sveglioni, vabbè, fino a che non ci sarà l'omicidio che più di tutti segnerà... Eh, questa storia perché questa vittima è rimasta davvero molto nel cuore del, dei, 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 dei torinesi, la eh, Florentina Motok si chiama lei, detta Tina, Tina Motok, è una prostituta rumena di 20 anni, lei, però, insomma, era anche abbastanza conosciuta, eh, non, non era proprio, come dire, di quelle isolate che va, nessuno va a cercare, aveva dei rapporti sociali. Lei verrà uccisa tra il 16 e il 17 febbraio del 2001, quindi, cioè, oh, si il killer 2001 ci avevamo, eh, in Italia e il suo corpo verrà ritrovato in un canale nel torinese dopo otto giorni dalla sua morte tra l'altro il cadavere era anche parzialmente congelato in, uh, intorno alla scena del crimine ci sono sparsi i suoi vestiti, gli orchini, i gioielli e anche il suo rossetto e quindi deducono, facendo un attimo una ricostruzione della dinamica di quello che è accaduto sulla scena che lei sia stata obbligata a spogliarsi poi ci sono delle grosse macchie di sangue su dei massi, su dei sassi che trovano a terra e quindi riescono a ricostruire il fatto che lui probabilmente l'abbia presa per i capelli e le ha sbattuto la, la faccia contro questi sassi, poverina però lei non è morta per questo è morta perché è stata strangolata e lei è stata strangolata questa volta con dei collant con i suoi stessi collant io eh, ogni volta penso ma i collant che sono per lo più fatti di nylon non si... cioè si rompono con niente cioè io mi gratto una gamba pff, sbragati ma eh, non, non, mai, non li ho mai usati per stringere niente io li infilo e basta per cui non pensavo che fossero così resistenti effettivamente anche a me si strappano subito, però forse effettivamente arrotolati, se li metti in tensione diventano una corda resistente. Ah, non ci ho, ho mai provato, grazie a Dio non ci ho mai provato. E come dire, vedete che molto spesso lui le armi del delitto, cioè le varie cose che utilizza per strangolare le sue vittime, le trova, le trova sulla scena del delitto, O le prende dalla vittima perché una volta usato la cintura del... Um, dell'impermeabile di lei una volta la, la bretella lì della, della borsa questa volta il, le calze un'altra volta una corda da canotto che molto probabilmente va trovato lì quindi vedete anche la disorganizzazione non si prende dietro l'arma del delitto e quindi anche qui porterà ad avere dei dubbi rispetto alla sua Mm, come dire, al suo autocontrollo mentre sono successe queste cose, poi dopo ci arriviamo. Il nylon è resistente, si usa anche per il filo da pesca. Ah, ok, quelli invernali sono più pesanti. Oi, oh, era febbraio, quindi sì, immagino avesse dei collant pesanti. Bene, questa ragazza Anziché la biro, perché ovviamente eh, la biro non la mette più, perché sennò sarebbe riconosciuto immediatamente, ma non resiste, non resiste, e questa volta al posto della biro userà un ramo. E quindi comunque sodomizza la, la povera vittima con un ramo all'interno dell'ano, dell che è la firma di Minghella. E quindi qua, ta 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 ta, cominciano a pensare, ma non è che forse. Forse, magari è sempre quello lì delle cose, eh? Ah, buongiorno, buongiorno, buongiornissimo. Comunque, notano anche che sotto il cadavere c'è la sua pila dei vestiti um, de 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 della donna a cui lui aveva cercato di dare fuoco per usarli come, diciamo, legna da ardere per poi bruciare il corpo. Il corpo, infatti, aveva delle bruciature su di lui, su di, su, 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 insomma, aveva delle bruciature, ma non aveva preso fuoco, insomma, non, non si era carbonizzato. Piccolo, piccola nota estremamente triste sulla povera Tina, eh, lei aveva una bambina di due anni che la aspettava in Romania, peraltro questa ragazza era venuta in Italia in cerca di fortuna eh, per poter mantenere appunto la bambina che era in Romania, quindi mandava i soldi a casa ed era conosciuta a Torino, insomma aveva diverse amicizie per cui il suo funerale anche è stato molto partecipato ed erano tutti quanti terrorizzati da questo mostro che popolava il torinese. Bene, questa cosa, accendete le antenne, questa cosa succede nel 2001, Tina viene uccisa nel 2001. Nel 2000, a settembre del 2000, quindi cinque mesi prima rispetto all'omicidio di Tina, una prostituta viene abbordata da un uomo in motorino. Una collega che era lì con lei segna la targa del motorino per sicurezza, lo sapete, abbiamo imparato che questa è una metodologia che utilizzano molto eh, le, le ragazze che lavorano in strada proprio per così avere un riferimento rispetto a. Comunque, quest'uomo. Vi faccio spoiler, era Maurizio ovviamente. Questo uomo la porta vicino a un canale. Le ruba la borsa, le ruba tutti i soldi che aveva dentro, che erano 280.000 lire, e le ruberà anche il cellulare. A quel punto la cerca di obbligarla ad avere un rapporto sessuale con lui. Lui tra l'altro, adesso questa è una cosa che non vi ho detto, ma ha sempre derubato le prostitute, che tra l'altro mi viene proprio da dire, ma come sei messo? Dai. Comunque lei si rifiuta di avere un rapporto, allora lui diventa violento e cerca di strangolarla. Però in quel momento arriva una macchina che illumina, eh, l'illumina li con i fari, quindi lui si spaventa. Lei approfitta del suo momento di distrazione per scappare, riesce a scappare. L'uomo, al posto di inseguirla, risale sullo scooter e scappa anche lui, ma questa volta hanno la targa perché la sua amica aveva preso la targa. Per cui il giorno dopo, insieme, lei e la sua amica vanno a sporgere denuncia eh, alla polizia e hanno non solo la targa del motorino, ma hanno anche una descrizione accurata dell'aggressore. Nonostante questo, prima di andarla ad acciuffare, hanno dovuto aspettare un altro omicidio. Cioè, ma io... Doveva morire Tina. Doveva morire Tina per poterla ciuffare. Infatti questa cosa qui succede cinque mesi prima della morte di Tina Motok. Insomma, eh, una volta morta anche Tina, riescono finalmente ad arrestarlo. Lo interrogano e Minghella si avvale della facoltà di non rispondere. Io, lui, lui non dice niente. Lui non vede, non parla, non sente, non risponde. Se non quando, veramente, veramente incompetenza assurda, eh, quando gli dicono: Oh Bibi, guarda che abbiamo la targa del tuo motorino, questo è o no il tuo motorino? E lui fa. Eh sì, è il mio motorino nero, ma a me, me l'hanno rubato. E, e poi mi sono dimenticato di fare la denuncia. Guarda, ci crediamo tantissimo. Poi te che sei un ladro di, di motorini, eh, te, te lo rubano, a te i ladri che rubano i ladri. Incredibile, quindi incredibilissimo. Ma lui continua a negare, eh, continua a negare. Peraltro eh, gli chiedono se è disposto a sottoporsi a un confronto all'americana con due prostitute che hanno precedentemente denunciato aggressione e furto da parte di un uomo, che forse era lui. E lui si rifiuta. Ah, scusate, non vi ho detto cos'è il confronto americana, forse molti di voi lo sanno. Eh, avete presente quando vedete anche nei film, nelle serie, eh, che ci sono delle vittime che fanno il riconoscimento dell'aggressore eh, mettendo tante persone in fila, no? E eh, che si somigliano vagamente. E eh, la vittima deve riconoscere l'aggressore. Come puoi rifiutare di farlo? Non lo so, però si è rifiutato di farlo e quindi non gliel'hanno fatto fare. Questo io non, non te lo so dire come hanno fatto a rifiutarla, come lui abbia potuto rifiutare, però si è rifiutato. Vabbè. Comunque, lui continua a dirsi innocente, si professa innocentissimo, dice di nuovo. Di essere vittima di un complotto Che lui assolutamente non ha commesso questi omicidi Ed è addirittura così convinto Che farà uno sciopero della fame Cioè non l'ha fatto manco Bossetti lo sciopero della fame Io non lo so Perché gli chiedono il permesso? Penso sia un suo diritto Non, uh, non sottoporci, sì Poi chiaramente quando dici di no Sei ancora più sospetto che nel momento in cui ti riconoscono Però Va bene. Comunque lui vi dicono, dice sempre, io sono innocente, sono innocente. Allora gli inquirenti dicono, vediamo quanto sei innocente, adesso noi abbiamo già le accertezze e tutto il resto, però adesso, visto che non confessi tiriamo fuori le prove, allora, era ora, eh? direi anche che era ora, comunque tirano fuori le tracce di DNA, tirano fuori le impronte digitali complete, incomplete, parziali e tutto il resto, ritrovate nei luoghi del delitto, riconoscono che sulla suola delle sue scarpe c'era... Una particolare uh, pietra C'erano delle tracce di peridotite Che sono andata anche a vedere che cos'era È una pietra se leggete su wikipedia la definizione di peridotite credo che vi passi la voglia di vivere uh, comunque una pietra e praticamente questa è una, una pietra molto rara tra l'altro nel torinese ma uh, si presentava in quantità maggiori proprio nel luogo in cui è stato consumato il delitto della motoc in cui hanno trovato diciamo il cadavere della motoc quindi uh, è una prova diciamo abbastanza schiacciante ma io adesso a questo punto ho una domanda il DNA ce l'avevate anche prima cioè ce l'avevano anche prima. Poi, ok. Era il 97, il 98, 99. Non so bene prima del 2000-2001 come eh, usassero le tracce biologiche, però ok. Ma avevano le impronte. Avevano le impronte, cioè le impronte. Cazzo, quelle sì che le usavano. Ma le, le tiriamo fuori adesso, le impronte! Scusate? Cioè, bastava veramente raccogliere... avevano delle impronte complete sulle scene del delitto. Bastava raccogliere l'impronta, guardare le corrispondenze e l'avrebbero trovato. Solo adesso... Io... Boh. Vabbè. Cioè, capisco il DNA. Capisco il DNA. Che magari ancora non era l'ora, no? Però... Cazzo, le impronte. Vabbè, ulteriore prova non ha un alibi perché lui, quel, i giorni in cui sono stati commessi gli omicidi, si è sempre dato malato al lavoro e aveva anche staccato il cellulare. Quindi, insomma, uno che è malato e sta a casa di solito non stacca il cellulare. E tra l'altro, in quei giorni era rientrato in carcere all'ultimo momento, cioè erano tipo le 21:59, così che arrivava. Però non aveva sangue addosso o cose. Infatti, io mi chiedo sempre come, vabbè, magari aveva il cambio, non si è cambiato, boh. È staccato il 3310. Sì. la prova del DNA è, è nata dopo la metà degli anni Ottanta. Allora, io sapevo che il DNA, eh, cioè proprio le, le analisi scientifiche del DNA nascono nel 2000. Poi non so prima come usassero le tracce biologiche. Mi devo informare bene. Adesso mi informo bene, poi dopo lo so, lo scopro così imparo, vedi, imparo cose, quando non so cose le vado a imparare dopo le so. Beh, eh, diciamo che hanno abbastanza prove per incastrare il Minghella per quanto lui continui a dire di essere innocente e tutto il resto. E quindi lo arrestano definitivamente e lo sbattono a gabbio il 7 marzo del 2001. Ma non contenti faranno anche una perquisizione a casa sua perché vogliono sempre più prove, no? vediamo anche cosa c'è a casa sua. E a casa sua scoprono cose inquietantissime, cioè lui aveva rubato tutti i cellulari delle vittime, cioè lui rubava i soldi, la borsa con i soldi di tutti i loro, avevi anche i cellulari delle prostitute, Ma quanto devi essere un poraccio, quanto devi essere uno stronzo. E praticamente aveva cancellato i numeri di matricola a tutti questi telefoni. Aveva cancellato questi numeri di matricola e il cellulare della sua compagna Maristella. Eh, lei dice, ah, ma me l'ha regalato il mio, il mio compagno, il mio fidanzato per San Valentino. Vi ricordate chi aveva ucciso lui a San Valentino? Aveva rubato il cellulare di questa ragazza e poi l'aveva regalato alla sua fidanzata. R regalato con tantissime R. Quindi... Bastardo, veramente. con bas lei ovviamente cade dalle nuvole, non se l'aspettava minimamente questa cosa. Certo ti sei messa con un ex serial killer in libertà vigilata che dalle 5 alle 22 non sai bene che cosa fa. Però cadi dalle nuvole, va bene, ok, a pasto. Come quello di ieri con l'anello. Esatto, esatto. Tra l'altro, questa cosa di regalare alla compagna dei cimeli eh, della scena del crimine è una cosa che faranno in molti serial killer. Cioè, è una cosa abbastanza. che si vede abbastanza. Non è il primo che regala cose alle sue vittime? No, per niente. È come. come dire, un, un gesto quasi. <ride> Quasi feticistico, cioè è una sorta di. provate a mettervi un attimo nella, dal punto di vista del male, provate ad assumere un attimo il punto di vista del male, fate questo sforzo. Voi fate una cosa terribile e segreta, deve rimanere segreta perché se no ne va della vostra vita, però. Vi piace sfidare un po' il rischio e soprattutto assaporare di nuovo quel brivido, e quindi magari vi portate a casa un oggetto da dire: Uh, hai visto l'ho a franca, è anche questo che me lo ricorda, ma il passo successivo è regalarlo a qualcuno di inconsapevole, cioè che lo usa tutti i giorni, che è un cellulare, quindi capite il gusto che ci può essere dietro a questo feticcio, a questo, mm, questo brividino, no? Ehm. Secondo me è più così, però è una, è una mia teoria, eh, quindi ditemi anche voi se, eh, se, se magari avete sensazioni diverse. Anche per avere l'oggetto sempre a vista in modo sicuro. Ma sai che non so se lui si preoccupasse realmente della sicurezza in questo, in questo caso? Eh, è tipo il gatto che ti porta il cadavere del topo in dono. Mm, no, secondo me non è proprio così, secondo me è più una sorta di... L'ho fatta franca, guarda lì, c'è anche la prova che l'ho fatta franca. E eh, la guardo tutti i giorni, ecco come mi, mi sento furbo. Tipo un feticcio, sì, è tipo un feticcio. Bene, comunque lui quando è in carcere continua a negare. Imperterrito, nega tutti i suoi omicidi. A un certo punto eh, cominceranno anche a ipotizzare che lui avesse un disturbo dissociativo, perché lui è veramente convincente quando dice che non si ricorda. Lui dice non, si ricorda, non, non, non mi ricordo di aver commesso questi omicidi, non mi ricordo assolutamente, non sono stato io, o se sono stato io non, non c'ero in quel momento, per cui quando comincia a dire queste cose si ipotizza che lui abbia un disturbo dissociativo. Eh, ritirano ovviamente questa perizia non appena gli fanno un attimo di... appunto... Colloqui psicologici e psichiatrici e si rendono conto che in realtà lui è perfettamente eh, lucido e consapevole del bene e del male e non ha episodi dissociativi. Quindi il fatto che lui dicesse di non ricordarselo, io secondo me è tutta una super cazzola per continuare a dire di essere innocente, però faceva il dissociato e va bene così, e va bene così. È come un trofeo, sì è, sì, è come un trofeo. Cioè, quando voi avete la coppa, che avete vinto la gara, è l'orgoglio di vedere questa coppa. E lui più o meno aveva la stessa sensazione. Um, va bene, scusate, mi sono un attimo perso il, il filo. Ok, ah. Tra l'altro faranno anche le analisi del DNA perché adesso ormai siamo nel 2001 e quindi fanno le analisi del DNA del preservativo trovato sulla coscia della povera Fatima e corrisponde al 100% con lui: quindi che lui dica che non li ha fatti lui. Insomma, avevamo abbastanza di prove, ma eh, anche il DNA sugli scottex che avevano ricostruito era il suo, per cui non ci sono dubbi, non ci sono assolutamente dubbi. E lui farà una domanda molto interessante: perché lui dirà: va bene. Ma se io faccio queste cose alle donne, perché non le ho mai fatte alla mia fidanzata? Eh Maurizio, diccelo un po' tu, cioè, non lo chiedi a me, nel senso. Lui lo chiede agli inquirenti, agli psicologi, chiede perché non lo faccio con la mia ragazza? Non lo sa neanche lui, non lo sa dire. Eh, e questa è una domanda molto interessante. Dovremmo cercare di, di rispondere a, a, a Maurizio, che non si capacita della sua violenza. Perché effettivamente lui sottoponeva a violenza sessuale soltanto le prostitute o le sue vittime, che poi non erano sempre, sempre prostitute, eh, e invece con la ragazza si comporta in maniera diciamo normale? Cioè, eh, a, hanno anche avuto un figlio, quindi magari lo facevano un po' violento, però. Eh, era, era tutto normale, non ha mai cercato di ucciderla. Secondo me la mia visione è che lui con le prostitute riusciva a liberare la sua pulsione sessuale reale, cioè senza doversi nascondere e senza dover mettere filtri rispetto a quella che era la sua pulsione originaria. E la sua pulsione originaria era quella di unire il sesso alla violenza che poi sfociava nella morte. E eh, unire sesso e violenza con una compagna... Uh, tante volte non lo, non lo fai anche perché non lo puoi fare. Lui, tra l'altro, non è che ha ucciso tutte le prostitute con cui andava. Lui è andato con centinaia di prostitute, ha avuto tantissime esperienze e non le ha uccise tutte ovviamente, ma con loro uh, adoperava diciamo sempre una, un approccio molto violento nella sessualità, cosa che magari con la compagna non era il caso di fare perché sarebbe stata violenza domestica, non lo so, mi, mi viene in mente questo. Sociopatici amano? Eh, amano tutti in realtà, solo che amano in una forma distorta. Non è che eh, tu puoi dire a una persona tu ami, tu non ami. Eh, amano perché dentro di loro lo sentono il sentimento dell'amore. Il problema è che lo vivono in una maniera completamente disfunzionale. Cioè che la moglie non si fosse accorta di, di nulla, tornava a casa pulito, allora lui, Iris, lui era ah, in libertà vigilata, quindi stava a casa soltanto eh, tra le 5 e le 22 quando non doveva compiere gli omicidi e poi dormiva in carcere, cioè dalle 22 alla mattina dormiva in carcere, dalla mattina fino alle 17 lavorava e poi tornava a casa la fidanzata in quelle ore lì quando non andava a, a uccidere e poi durante i giorni festivi stava con la ragazza. Non ti accorgi che tuo marito va con centinaia di prostitute? Tuo marito? Erano fidanzati e. No, non, non, non se ne accorgeva. Ma guarda che ce ne sono tante che non se ne accorgono, eh. E ci sono davvero tante coppie che stanno insieme da anni e che non si conoscono realmente, cioè ci sono tantissime conviven convivenze, matrimoni in cui la coppia non si parla realmente, non vanno in profondità emotiva e ognuno vive la propria vita, dà un po' per scontato l'altro, non si fa troppe domande, a volte ci sono anche persone che tendono a non voler vedere, eh? c'è anche questo. Quindi sì, ci sta che una moglie venga uh, stravolta dalla doppia vita del proprio marito e non, non se l'aspettasse, perché purtroppo ci sono delle situazioni di questo tipo. Come il marito, esatto, esatto, Cabo, come il marito che non sapeva che la moglie fosse una prostituta, esatto, esattamente. Cioè, lui sapeva che lei aveva questo piedater, aveva questo appartamentino, ma pensava che fosse tipo uno studio, il suo spazio personale, e invece lei andava a fare la prostituta, però va bene. State attenti perché c'è un plottistone. Lui verrà rinchiuso al carcere delle Vallette, ma... <ride> Lui è innocente ovviamente, non deve stare in carcere, quindi cerca di evadere E riesce a fuggire dalla lavanderia Dopodiché corre fortissimo fuori dalla prigione raggiunge addirittura il, il primo muro di cinta Fa per scavalcarlo ma viene riacciuffato per i piedi Lo tirano giù e dicono vai e lo riportano dentro a questo punto lo trasferisco in un altro carcere, un carcere di biella, e la mattina del 2 gennaio del 2003 <ride> diventa Charles Sobrage. Vi ricordate cosa faceva Charles Sobrage? Vediamo se avete studiato. eh, Questa è difficile, questo è difficile. Cosa faceva Charles Sobrage per charles sobrage per evadere dal carcere? Vediamo se qualcuno ha studiato. Drogava la gente, ma non lo faceva per sfuggire dal carcere. Appendicite! Ma no, ma siete bravissimi! Ma siete bravissimi! No, grandi, grandi. Oh, è un caso che ho portato quattro mesi fa, eh? Complimenti, raga! Bravi, 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 bravi! Avete fatto una gran soddisfazione! Allora, beh, sì, lui non, non si era inventato l'appendicite, ma si era inventato un malore: cioè, a un certo punto dice che ha malissimo al braccio sinistro e al petto, ha dei fortissimi dolori, e quindi uno pensa che ci abbia sempre da un infarto. Per cui lo trasportano d'urgenza al pronto soccorso di Biella. Quindi lui esce dal carcere e va al pronto soccorso. Una volta pronto soccorso lui dirà "Eh scusa devo andare in bagno" Va in bagno, apre la finestra e si dà e vola libero nel mondo. E Maurizio va libero nei campi, lui corre, corre. Le ali della libertà. Così corre, corre. Maurizio, corre e riuscirà ad essere un evaso per diverse ore, fino alle 22 della sera. Se cioè lui è scappato la mattina, lo ritrovano solo la sera. Perché durante le ricerche, mentre lo stavano cercando a tappeto, ovviamente, perché questo. Un, cazzo, un criminale pericolosissimo Evaso, ma cioè follia. E praticamente trovano: tra l'altro è il 2003, cioè non era così tanto tempo fa. Eh, trovano un cadavere in un campo. E qui dicono: eh, È Maurizio, è Maurizio che si sarà suicidato, purino, è finito morto in un campo. E invece no, era un contadino, poverino, che è stato colto da malore mentre stava lavorando nel campo ed è crollato morto lì nel suo campo. Solo che inizialmente avevano pensato fosse lui, quindi perdono un sacco di tempo dietro a questo cadavere. Insomma, lo ritroveranno alle 22.00. E lui era vicino alla stazione ferroviaria, che stava andando a prendere il treno. E gli dicono: eh, Aspetta, prima lo, lo, lo vedono, fanno per arrestarlo. E lui dice: Sono armato, però non era vero, non aveva niente. Sono armato, attenzione. E gli dicono: Mando vai. E lo prendono e lo arrestano. E poi gli chiedono: Senti, sì, ma. Dove stavi andando? Cioè dove volevi andare col treno? E lui fa: No, perché io stavo per prendere il treno per andare a Torino per uccidere il PM. A posto. A posto. E poi dirà testuali parole, dirà Meno male che mi avete preso, altrimenti una pallottola in fronte a quello lì non gliela toglieva nessuno. <ride> Perché il PM ce l'ha con me, la procura mi odia, mi hanno incastrato e quindi volevo andare a uccidere il PM. Ma voi mi immaginate lo stato emotivo di questo pubblico ministero quando ha saputo che il serial killer era evaso solo per andare a sparargli in fronte? Non voleva scappare. Lui voleva andare a ammazzare il PM. Pazzesco. Pazzesco. Ora allora, l'ergastolo gli chi glielo toglie? Nessuno. Non glielo toglie nessuno. Comunque. Lui alla fine era sospettato di 10 omicidi, ma eh, viene condannato soltanto all'epoca, poi ci sono delle novità, ma all'epoca viene condannato soltanto per 3 di essi, il 4 aprile del 2003 eh, la corte d'assise di Torino lo condanna all'ergastolo per l'omicidio della Motoc e a 30 anni per gli omicidi di Cosima, Guido e Fatima, non ho capito. Cioè, non ho capito perché eh, una vittima possa valere, valere tra virgolette, più dell'altra a, a pena, a condanna, però vabbè, intanto, cioè, si è preso l'ergastro più 30 anni, quindi direi che eh, ce lo possiamo dimenticare. Lui, eh, tra l'altro, verrà appunto messo. In carcere e nel 2014 ricominciano a fare le indagini con il DNA per riuscire ad attribuirgli anche altri omicidi, vedere se era possibile. Sulla sciarpa di Floretta, vi ricordate che lei, poverina, era stata. Strangolata con la sua sciarpa, sulla sua sciarpa trovano tracce di DNA, ed era proprio quello di Minghella, quindi anche Floretta si aggiunge alla lista delle sue eh, vittime. Tra l'altro ehm, stanno confermando anche altre. Tutte le vittime che vi ho raccontato non, non, non sono state calcolate nella sua condanna, proprio perché erano vittime sospettate per modus operandi, per orario, per tutto, ma non avevano delle prove scelte. Diciamo a sostegno, quindi non avevano delle prove schiaccianti per potergli attribuire, e quindi man mano stanno continuando anche adesso ad attribuirgli tutti questi omicidi, raccogliendo sempre eh, le prove col DNA, ma non è a condannare, è a farlo l'ergastolo. Eh sì, appunto, no, questa volta lo sta facendo. Lui è attualmente rinchiuso al carcere di Pavia, è ancora vivo. E sarebbe interessante poterlo intervistare, ma sono quelle cose che in Italia è difficilissimo farle. Minghiela aveva preso il treno, era andato a Santiago, dove puoi prendere il treno per Torino, Milano e altri posti. Solo che ha preso il treno sbagliato e è tornato a Biella dove l'hanno preso. Se non sbaglio, questa informazione non, non te la so dire perché nei documentari che ho visto io non veniva citata, però eh, magari hai ragione. Comunque. Tanto per, per concludere questo soggettone qua, lui gli hanno fatto diverse perizie psichiatriche negli anni, gli hanno fatto davvero tantissimi esami, più che altro per capire se fosse davvero una persona che andava in dissociazione, quindi fosse una persona che ha commesso gli omicidi in uno stato eh, non in grado di intendere di volere, oppure se invece eh, lo fosse. Alla fine delle perizie hanno decretato che lui non avesse dei problemi psichiatrici gravi, che aveva un disturbo di personalità antisociale, che aveva quel funzionamento intellettivo limite che vi ho detto, eh, che avesse appunto questa mh, parafilia verso il sangue che gli accendeva sia la sfera sessuale che quella aggressiva. Ma che in sostanza fosse pienamente lucido nel momento in cui commetteva gli omicidi, quindi sapeva benissimo quello che stava facendo. A proposito di Minghella, una delle ultime cose che ha, che ha detto è stato anche, parlando della sua sessualità, è stato anche che lui aveva bisogno, proprio di norma, di avere due orgasmi al, al giorno e dice che non ne ha mai saltato uno, in tutta la sua vita non ne ha mai saltato uno. Che poi tanto gli venivano le cefalee quindi nel senso ti, ti piaceva farsi del male, a quanto pare. Per fortuna non gli hanno dato sto sconto, no, non gli era dato a questo punto direi basta, cioè sbagli una volta, però non è che puoi continuare a perseverare nell'idiossia, eh. Assolutamente no. Professorissimo di Crimini, ciao Claudia, ciao carissima, ciao. E quindi così si conclude la storia del nostro Minghella che tra l'altro non vi ho fatto vedere lui da adulto, cavoli, non avevo cambiato la foto, però è lui, è questo qua. Si conclude la storia del nostro Minghella uno sborone, <ride> letteralmente, letteralmente uno, uno sborone.